e sono molto onorato di essere su questo palco con Mimmo Cavallo. Cortesemente ospitato in questo teatro, per noi è molto importante. L'argomento, come avete sentito, è molto spinoso e noi ne abbiamo tutto il peso della responsabilità. Lui ha cominciato 30 anni fa su questa cosa, io sono neofita perché ho letto il libro di Pino Aprile che avrete qui tra qualche giorno a presentare il suo libro e ho sconvolto. Poi sono molto contento che ci sta Antonio Ciano che 20 anni fa scrisse I Savoia e il Massacro del Sud. La bibliografia, benché poco conosciuta, è molto vasta. Ci sono documenti a iosa a dimostrare quello che abbiamo detto stasera. Che dire, c'è uno studio di un'università, di un'università americana che praticamente ha tenuto una colonia di pulci sotto una teca di vetro, su un coperchio che non gli consentiva di saltare. Ma sapete, le pulci sono degli animali che saltano, no? Fanno salti di 70 cm, 100 volte il proprio corpo. Ecco, dopo un lungo periodo tenuti sotto questa teca di vetro, hanno levato il vetro e le pulci non saltavano più, perché hanno creato una colonia di pulci non saltanti. Ecco, secondo me noi meridionali siamo così. Noi ci hanno tenuto sotto questa teca di vetro. Ma pensiamo che non abbiamo mai saltato, ma sono convinto che a poco, a piccoli passi, spiccheremo il volo. Ecco. Siamo meridionali, abbiamo stati tutti molto abituati. Sospettate di noi, sospettate, fate paura, fate come vi impara. Siamo meridionali. Dovete costruire le centrali nucleari, stiamo qua noi, approfittate di noi, che fate? Non ne approfittate? Siamo mezzi marocchine, che voi teniamo l'Africa vicina, stiamo creature brutte, nere, ricciolate, ci dovremmo andare per metà finché siamo meridionale, e teniamo tutto un mondo all'altezza, ne mettiamo approfittando di noi, che siamo una massacrata, siamo almeno una merda. Se ci date aiuto e ci bastano mesi, parlo tutto quanto mi potessi. Non merito nada, sono come ragni, coltiviamo un pomodoro di devasca e bagna. La fatica non ammazza chi la odia più la prezza, ma non merito la ricevuta, ok? Non merito nada, sono come ragni, coltiviamo un pomodoro di devasca e bagna. Digiuniamo tutto il mese e chi se ne importa che abbiamo convenzione con la buona sorte. Okay.
uguale, e stiamo bene male senza neanche una lira, e già la polizia resta chi respira, so chiacchiere che Dio si è scordato di noi, noi stiamo bene uguale, lo scrivo ogni giorno e stiamo bene uguale in queste condizioni, disperatamente alla ricerca di un nuovo padrone, come la razzista e come l'animale, stiamo bene uguale, non stiamo bene uguale, il sindaco mio la resta bene.